Eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione. Io sono Federico Miccioni e questa sera, ecco, parleremo appunto delle 5 regole della fotografia notturna. Vi farò vedere ovviamente degli esempi, vi spiegherò come le ho fatte con le determinate foto, ma prima di appunto di iniziare a guardare appunto la lezione sulle regole della fotografia notturna, guardiamo le foto dei nostri studenti e le commentiamo. Allora, bene. Iniziamo prima con questo scatto di Stefania, uno scatto che ci scrive che è fatto in pellicola, quindi all'epoca dell'analogico, diciamo, quando ancora si utilizzava la bellissima e fantastica pellicola. Quindi in questo caso mi dice che ha utilizzato una Kodak e questa ragazza è veramente molto espressiva, catturata proprio come istantanea, quindi un ottimo scatto, brava Stefania, come sempre d'altronde ci mandi sempre delle foto eccezionali. E è molto interessante perché lei non guarda ovviamente l'obiettivo, c'ha questo sorriso molto con questi denti grandi, no? Con questo turbante sui capelli e ambientata, diciamo, non è in studio, quindi si vede che è un'istantanea fatta proprio al momento. Quindi questo migliora e trasforma la fotografia come uno scatto reportagistico, lo descrive come tale, quindi è un buon reportage fotografico, diciamo, hai fatto. Quindi come scatto è anche interessante perché è leggermente decentrata, lo sguardo che va in alto verso destra, quindi segue un pochino la diagonale, la prospettiva è leggermente dall'alto, a volte sui volti è più bello stare un pochino più bassi, però a volte quando è un'istantanea chiaramente non sempre puoi correggere l'angolazione dello scatto. Allora vedo un pochino di polvere sopra lo scatto, sopra la stampa, presumo che hai fotografato la stampa venendo penso dalla pellicola, penso che sia questo, vedo un pochino di polvere, quello probabilmente o la scansione o la fotografia che hai fatto alla foto. Però ecco, magari se fosse invece nella stampa, è un piccolo difetto di polvere durante la stampa con l'ingranditore, quello si può sempre correggere con la spuntinatura, con l'inchiostro di china e i pennellini. Quella era una tecnica molto interessante che si faceva in camera oscura. Però ecco, ottimo scatto, bella immagine, molto evocativa della scena che stai vivendo, che hai vissuto quando eri in viaggio. Quindi bene, bene. Andiamo avanti. Ok, allora, questo è uno scatto invece di Alessandro. Allora, questa luce, diciamo, è un pochino piatta, ti dico la verità. È bellissima la location, bellissimo il posto, no? Vediamo un bel mare, un bel cielo azzurro, le persone che stanno camminando. Però, se ti ricordi, hai visto le regole, Alessandro ha fatto il corso base con noi online, però questo è uno scatto che ha fatto precedente. Allora, se ci fate caso, la luce proviene un pochino da dietro le spalle, quindi un pochino appiattisce la tridimensionalità della fotografia, la rende un pochino meno con meno volume. Quindi personalmente avrei scelto un orario diverso per questa angolazione, magari in questo orario, visto che la luce non è molto fastidiosa se tu inquadri magari verso il mare, perché in quel caso la luce è laterale. Se in questo caso inquadri proprio la scogliera in fondo, la luce proviene da dietro le spalle e appiattisce tutta la scena. È bella la persona che è al centro perché si trova in un punto, diciamo, è un pochino centrale, però si trova in un punto tra contrasto tra il chiaro e l'oscuro della scogliera e il mare. Quindi si nota un pochino. L'unico problema che è con i piedi così. Se fosse stata con i piedi leggermente divaricati in questo modo, sicuramente avremmo capito meglio che quella era un essere umano, una persona, per dire, no? Quindi lo stesso per quanto riguarda le persone sulla destra, sono un pochino ammassate, quindi crea un pochino di confusione tutte queste persone messe là insieme. Quindi è meglio sempre quando riesci a creare meno ammassamento di persone per quanto riguarda la fotografia. Assembramento sarei come termine, ma non lo uso, usiamo un termine più positivo. E quindi in questo caso le persone sono un pochino sovrapposte e quindi questa cosa un pochino dà fastidio alla composizione della fotografia. È divisa a metà e metà. Può andare bene a volte quando è divisa a metà e metà, quando c'è appunto una parte sopra con molte nuvole, con un qualcosa che giustifichi la divisione del metà e metà, però in questo caso un pochino dà fastidio, quindi personalmente avrei scattato stringendo un pochino più l'inquadratura. Però ecco come qualità dello scatto c'è, quindi continua così e va bene. Ok, questo scatto sempre di Alessandro invece è una ragazza, vedo che fa un'acrobazia, un
salto mortale. Allora, come istantanea è un ottimo scatto, complimenti. Hai beccato proprio il momento, proprio mentre salta, che fa il giro, no, su se stessa, quindi ottimo scatto. Probabilmente hai scattato con l'otturatore molto veloce, a un tempo molto rapido per congelare appunto il movimento di questo salto. Allora, però ci sono alcuni difetti e te li voglio dire. Il primo è la direzione della luce, che anche in questo caso arriva da dietro le tue spalle, colpisce la ragazza che salta e quindi crea un pochino di appiattimento anche in questo caso, anche se può andare bene su una scena del genere, anche avere meno volume e meno tridimensionalità, perché magari tanto lo sfondo che fa da cornice, che fa da riempimento, non è che l'occhio ti va troppo in fondo, deve rimanere ancorato sulla ragazza che sta saltando. Però ecco, se la luce è laterale, l'effetto tridimensionale è sempre più piacevole e migliore, quindi sicuramente dovresti ripetere questo scatto con una luce laterale, diciamo. L'effetto, vedrai che, come sai, che hai visto anche nel corso, è molto molto meglio. Poi vedo un errore, che è quello della linea dell'orizzonte, che è leggermente storta, no? Se ci fai caso, tende a salire da sinistra verso destra. E uno mi dirà, tu mi dirai, Alessandro, guarda, ho fatto un'istantanea, non ho curato lo sfondo, ho curato più lei che saltava, e hai ragione. Soltanto la linea dell'orizzonte storta è fastidiosa, la puoi sempre correggere in post-produzione con Lightroom o Camera Raw o con Photoshop. Quando apri l'immagine puoi raddrizzarla, perché ci sono i margini per farlo, sia sotto che sopra, quindi raddrizzandola non perdi niente come immagine, anzi migliora più che si stringe anche leggermente un pochino. Quindi sicuramente se raddrizzi la linea dell'orizzonte l'effetto è molto più ordinato, più piacevole, quindi cerca di correggerla secondo me in post-produzione su questo aspetto qua. Dopo, per quanto riguarda il movimento di lei, è fatto bene con le gambe leggermente in diagonale, che non sono dritte, non sono orizzontali così, quindi bello il movimento. L'unica pecca di lei sul movimento è la mano che si trova dietro, che in questo caso è chiaro, non è che gli puoi dire o spostala, lei fa il salto, chiaramente è un pochino, esce fuori da dietro la gamba e si vede solo il pugno corto, quindi è un pochino fastidiosa, sembra un elemento di disturbo in questo caso, e l'altro braccio che va a sovrapporsi alla gamba. Se il braccio dietro non si vedeva e il braccio davanti non andava a sovrapporsi alla gamba, beh, lo scatto risultava sicuramente ancora migliore. Questi sono dei piccoli accorgimenti, chiaramente, che servono a migliorare lo scatto e trasformare la tua foto, che è un'ottima immagine, in una foto ancora migliore. Quindi queste critiche servono sempre a me, quando io guardo le mie foto faccio lo stesso, continuo a autocriticarmi sempre, quindi fatelo anche voi con le vostre. E lo stesso per quanto riguarda le foto di chi me le manda, no? Per il proprio portfolio, serve sicuramente a autovalutarsi, no? A capire dove uno ha sbagliato, e grazie a questo uno riesce a capire meglio come potersi migliorare ancora meglio. Bene. Un secondo che mi si è incastrato. Ok, perfetto. Ok, prima di iniziare la lezione, voglio dirvi appunto le 5 regole della fotografia notturna, così dopo le vedremo anche durante appunto le mie fotografie. Allora, la prima regola è quella di non scattare quando è già troppo notte, nel senso che uno pensa alla fotografia notturna, uno parte e fa la foto già quando è completamente buia la scena, che non c'è il sole. Realmente no, dovete andare là quando c'è l'ora azzurra, quando la luce crepuscolare ancora c'è, quindi non è tutto scuro. Quindi andare lì nel posto, nel momento in cui ancora si sta formando l'oscurità. Questo è molto importante perché, primo, ti permette di trovare la location giusta senza perderti, secondo, perché riesci a scattare delle foto in alcuni momenti dove la luce ancora è presente, quindi crea l'effetto notturno ma non troppo scura. Poi vedremo sugli esempi. Poi la seconda regola è scattate sempre in modalità manuale, non usate in modalità program o automatica come la macchina vi suggerisce. Puoi scattare massimo in modalità S o TV, per dire in notturna, ma io consiglio di le foto in notturna farle più in manuale, e utilizzate lo scatto Live View quando utilizzate il treppiedi, perché vi aiuta a vedere esattamente qual è il risultato dello scatto. Poi la terza regola, usate sempre un buon treppiedi. Il treppiedi è il miglior assistente che potete avere. Senza il treppiedi, spesse volte vi trovate a fotografare scene che necessitavano l'uso del treppiedi, che purtroppo vengono mosse, quindi l'effetto è sgradevole. E in quel caso, se avevate con voi anche un piccolo treppiedi, anche io dico buon treppiedi chiaramente perché meglio è e più robusto è e più il risultato è sicuramente migliore. Però se non avete un treppiedi professionalissimo, costoso, con 80-100 euro, uno piccolino da viaggio, ve lo potete sempre mettere in borsa e non rinunciare a questi scatti che sono meravigliosi, a mio avviso, con il treppiedi. Poi, allora, la quarta regola, usate l'autoscatto.
Se non avete il flessibile, lo scattino, quello che si posiziona, diciamo, nella macchina per far scattare la fotocamera quando premete il pulsante o il telecomando, potete usare tranquillamente l'autoscatto. L'autoscatto serve non a fare le foto di gruppo per forza, ma a far partire l'otturatore, a partire lo scatto quando ancora, diciamo, l'immagine si sta stabilizzando. Quindi voi non toccate fisicamente la macchina, quindi rischiando di creare micromosso, ma con l'autoscatto la macchina scatta da sé dopo che sono passati alcuni secondi, dai 2 ai 10 secondi per dire. Quindi è molto utile perché ti permette di evitare il micromosso. Poi ovviamente togliete lo stabilizzatore d'immagine, dopo vedrete anche perché, perché con lo stabilizzatore d'immagine e la fotocamera messa sul treppiedi rischiate di avere addirittura più mosso. Questo è un errore che purtroppo molti non continuano a fare perché pensano che lo stabilizzatore d'immagine crea effetto di stabilizzamento anche quando è nel treppiedi, quando invece non è vero, lo fa soltanto quando la tenete a mano libera, per dire, questo è importante. Poi, come ultima regola, diciamo, usate o ISO bassi o ISO alti a seconda del tipo di foto che volete fare. ISO bassi quando volete le scie delle macchine, poi vedrete, no? Faccio vedere le immagini. Quando volete fare, diciamo, avere maggiore qualità nel vostro scatto senza presenza di rumore e far sparire anche le persone. Mentre invece alzate l'ISO quando volete scattare fotografie dove ci sono anche le persone, magari che si stanno anche muovendo. Va bene, andiamo a vedere comunque qualche immagine e vi farò vedere appunto. Aspetta un secondo che mi si è bloccato. Ecco qua, perfetto. Allora, questo è uno scatto che ho fatto a Roma, nella città di Roma, quando passa proprio sotto il Tevere, nell'ora, diciamo, azzurra d'oro insieme quasi. Però nella parte in cui stavo fotografando è già buio, diciamo, il Tevere è scuro, diciamo, il palazzo che vedete di fronte è scuro, anche in fondo si vede anche come si chiama? San Pietro nel Vaticano e si vede che è già con le luci accese, quindi la foto diventa notturna, considerata proprio notturna, nel momento in cui la luce crepuscolare magari è ancora presente, però si accendono tutte le luci dei lampioni e creano questo effetto, diciamo, pittorico, no? Che diciamo sembra che il Tevere venga colorato da queste lucine, che sono appunto i lampioni o le luci dei palazzi. Quindi un momento molto interessante appunto andare lì, fotografare senza aspettare che sia completamente scuro, già fotografare con la luce, come in questo caso l'ora azzurra. L'ora d'oro. Oppure questa immagine che ho fatto invece a Parigi, la Torre Eiffel, questo era lungo il bordo della Senna e ho usato anche un tempo lento per poter far vedere questi colori che si vedono sotto riflessi. Non è Photoshop anche questa, praticamente sono le luci che proprio vedete fisicamente quando siete lì che vengono riflesse sulla Senna. Se fate uno scatto chiaramente con il cellulare, puntate, scattate, andate via, questi colori probabilmente non li vedrete, non vedrete neanche questa luminosità negli alberi intorno alla Torre Eiffel. Vedrete soltanto la Torre Eiffel chiara e tutto il resto scuro. Quindi utilizzando un treppiedi, un buon treppiedi in questo caso, ti permette di scattare a tempi lenti e di vedere completamente la scena senza perdersi questi dettagli che secondo me sono, secondo me, molto belli. Poi in questo caso ho utilizzato degli ISO bassi. Gli ISO bassi perché? Perché volevo la massima qualità di tutta la scena e ovviamente utilizzando gli ISO bassi il tempo di conseguenza sarà molto più lento e l'effetto mosso nell'acqua sarà un pochino più evidente, non troppo, non ho fatto minuti di esposizione, però un tempo accettabile per poter percepire questi colori che si vedono nella Senna. Mi piaceva proprio mettere in evidenza questi dettagli qua che a mio avviso sono molto interessanti. Bene, questa è una foto invece che ho fatta a New York, al ponte di Brooklyn, e l'ho fatta nell'ora azzurra, se ci fate caso, una foto notturna, però il cielo non è nero, non è completamente scuro, un blu indaco proprio scuro, è un blu ancora cobalto, se ci fate caso, forse è un pochino più scuro del blu cobalto, però c'è questa luce, la luce crepuscolare che c'è nell'ora azzurra che crea questi colori nel cielo molto più belli che se fosse stato completamente nero. E poi anche qua stessa tecnica, treppiedi. Tempo lento mi ha permesso anche in questo caso di creare questo effetto mosso nell'Hudson, fiume Hudson che divide Manhattan da Brooklyn, e questo effetto di mosso sembra sempre come a me piace quest'idea dell'effetto velluto, l'effetto seta chiamato anche, però in questo caso mi sembra più un effetto tipo colori a olio, no? Che sono un po' mischiati tra loro. Mi piace perché utilizzando appunto i tempi lenti ti permette di avere questo effetto qua. In questo caso non ho usato il flessibile, ho usato appunto l'autoscatto, perché spesse volte il flessibile sì, è comodo perché tu premi il flessibile, quel cavettino che si collega alla macchina, premi e scatti. A volte invece,
quando l'inquadratura è quella, non aspetti un soggetto particolare che passa, quindi la scena è questa che vedi, scegli l'inquadratura sul treppiedi, metti l'autoscatto 2 secondi o 10 secondi, a seconda di che ottica tieni. Se hai un grandangolare, puoi tenere tranquillamente 2 secondi di ritardo sull'autoscatto. Questo perché? Perché in 2 secondi la macchina fa in tempo a smettere di vibrare, anche perché ha una ottica corta, non avrai troppo movimento. Se hai un'ottica molto lunga e hai necessità, anche se hai un buon treppiedi, la vibrazione c'è sempre. Quindi per aspettare che smetta di vibrare un pochino, se utilizzi appunto 10 secondi sull'autoscatto, sicuramente lo scatto sarà più nitido e preciso. Poi, come ho detto prima, usare anche il Live View, perché Live View ti permette di vedere l'esposizione in diretta di quello che stai scattando, e oltre a questo ti permette di creare foto ancora meno mosse per un motivo. Nelle reflex, se avete la reflex, non la mirrorless, la reflex all'interno è uno specchio, no? Che sale e scende quando premete il pulsante di scatto. Si apre l'otturatore e si apre anche lo specchio. Quando però utilizzate il Live View, voi vedete direttamente, senza specchio, attraverso il sensore. Quindi lo specchio è già ribaltato. Perché anche se sembra un piccolo oggetto lo specchio, quando sbatte sopra, che premete lo scatto, questo sbattere crea un micromosso che a volte rovina l'immagine. Magari fai una foto con una fotocamera professionale di alta qualità, un buon treppiedi, tutto quanto, lo specchio fa questo micromosso e ti rovina la scena, ti rovina l'immagine. Questo scatto appunto l'ho fatto anche qua con il Live View, perché mi permetteva di vedere nitido, preciso, attraverso l'esposizione e tutto quanto. Non ho fatto con l'autoscatto questa immagine qua, ma con il flessibile, perché volevo appunto incastrare il taxi su questi punti precisi. Non ho usato tempi troppo lenti per evitare appunto che si formasse la scia lunga delle macchine, un accenno di scia, un ISO abbastanza basso anche in questo caso, che mi ha permesso di mettere in evidenza tutti i dettagli, avere massima qualità di stampa. Infatti questa foto l'ho stampata anche per un cliente 1 m x 1,50 m, senza perdita, per dire la guardi, è perfetta, perché se usi l'ISO molto basso l'effetto è sempre migliore dal punto di vista della stampabilità della foto. Lo stesso per quanto riguarda questa l'ho fatta invece con una mirrorless, una fotocamera della Fuji, che è senza specchio appunto, quindi anche se scattavi il Live View, l'effetto mosso anche a mano libera a volte è più facile scattare. Questa l'ho fatta con il treppiedi comunque, sempre con lo stesso effetto. E vi dico, come momento, questa è sempre subito dopo il tramonto, se ci fate caso la parte bassa di Perugia è tutta illuminata, il sole che si è molto allontanato, nella parte alta però si vede ancora un po' di luce. Quindi a volte, se il cielo fosse stato completamente nero, non avremmo visto neanche un pochino di accenno di rosso, arancione nel cielo e viola, magari l'immagine risultava un pochino meno interessante, per dire. Non che sia sbagliato, però se vi recate sul posto che volete fotografare appunto con l'ora blu, l'ora d'oro, oppure in questi momenti, l'effetto è sicuramente più piacevole. Ok, fatto il giro. Perfetto, questa è una foto invece che ho fatto al Golden Gate Bridge a San Francisco. Anche qua ho utilizzato sempre la fotocamera nel treppiedi, un tempo in questo caso lento, un ISO sempre basso, anche in questo caso. Non ho usato l'autoscatto, ma il flessibile, non perché avevo una preferenza per scattare qualcosa, semplicemente perché l'avevo con me lì per lì, non avevo necessità di toglierlo, perché prima ho fatto delle altre foto mirate, quindi avevo già attaccato, quindi ho utilizzato il flessibile e ho ottenuto questo scatto qua. Allora, questo è sempre un momento subito dopo il tramonto, quando le luci si accendono completamente del ponte. Se ci fate caso, anche il dietro della città di San Francisco si intravede qualche luce. Però mi piaceva l'idea che c'era questa nebbia, che il ponte finiva nella nebbia, quindi questo effetto qua, e la luce, se ci fate caso, anche delle parti, diciamo, del ponte, riflettono sulla nebbia sopra. C'è questo arancione sopra che fa un po' da tetto. Mi piaceva questo effetto qua, con un tempo anche in questo caso lento, che mi ha permesso di catturare il mosso un pochino del mare che si muove leggermente, della baia, e le macchine, qualcosina si intravede del loro movimento, che creano un pochino la scia. Questa invece è una foto che ho fatto a New York. Allora, a differenza delle foto precedenti che avete visto, in questo scatto vediamo le persone, vediamo il taxi, tutto nitido e congelato, non c'è effetto di mosso, non c'è il movimento delle scie delle macchine. È come se fate una foto
quello che vedete, un'istantanea proprio al momento. Per fare questo, in questo caso, puoi farla anche a mano libera, senza treppiedi. A volte, se hai il treppiedi, è sempre meglio perché puoi stabilizzare meglio l'inquadratura, decidi proprio come mettere la fotocamera. Mentre invece, in questo caso, ho preferito scattare a mano libera per un motivo, perché volevo far sì che appunto il taxi, le persone ci fossero, così sembrava appunto in movimento la città, senza creare il mosso. Per fare questo, come si fa? Alzi l'ISO. Puoi salire da sensibilità abbastanza alte, tipo 1600 fino ad arrivare a 6400, a seconda ovviamente delle macchine che hai. Alzando la sensibilità puoi scattare magari a mano libera e avere sempre dei buoni colori. Chiaramente non puoi sottoesporre. Se per sbaglio sottoesponi, che succede? Vai dopo a correggere la macchina con Lightroom, Photoshop, anche riducendo il rumore, e si sgrana, viene l'effetto sgranatura e non è piacevole. Sempre meglio che utilizzi l'ISO più appropriato, non esagerare mai, usa l'ISO giusto, e oltre questo non sottoesporre l'immagine, cerca di contenere l'esposizione e mantenerla giusta per l'inquadratura. Questo è fondamentale. Questa per dire, guardate, sembra quasi giorno come immagine, invece c'è l'ora azzurra, si capisce dal fatto che il palazzo è illuminato da una lampada, dai lampioni, no? Questo perché con una sovraesposizione, un tempo ancora più lento, sono riuscito a schiarire qua a Berlino. Un tempo più chiaro, cioè un tempo più lento per catturare meglio le luci d'ombra, e quindi anche questa scalinata è bella luminosa, nonostante dal vivo era molto più scura, per dire. Lo stesso le luci alte sono molto vivide, molto accese, e il cielo, che realmente era un blu, ma era un pochino più scuro, anche se era appunto nella fase dell'ora azzurra, ma era quasi terminata, è un pochino sovraesposto, diciamo, la parte sopra, per far sì che l'occhio entra nella scala e va a guardare fino in fondo, non rimane nella parte bassa, per dire. Oppure qua nella Senna e a Parigi ho utilizzato invece il treppiedi. Anche nella foto di prima ho usato il treppiedi, comunque sia, si nota meno perché non ci sono riferimenti di movimento. Ho usato un tempo molto lento in questo caso, e se ci fate caso ci sono le scie delle macchine sulla destra. Questa è la strada, cioè proprio queste scie bianche sono le auto che passano, per dire. Sulla sinistra della Senna si vede qualche luce riflessa, la parte di là riflessa sempre sotto, sempre con questo effetto mosso che ti dà un senso di movimento. La strada è nitida, la struttura sinistra è nitida, però tutto il resto che si sta muovendo è mosso. Questo è un effetto che si fa appunto sempre nelle foto notturne con l'uso del treppiedi. Quindi, come vedete, il treppiedi è fondamentale averlo sempre dietro, anche se volete scattare poi istantanea a mano libera. Però portatevelo sempre dietro, che io dico sempre il miglior assistente che potete scegliere. Questa qua è un'immagine invece fatta a Perugia, via degli acquedotti, no? Via dell'acquedotto, o acquedotti, acquedotto, mi sa, sì. E praticamente questo è un acquedotto che parte da Montebagnolo, no, da San Matteo, anzi, da qua sopra, da San Marco, arriva, da Montepacciano, anzi, scusate, da Montepacciano arriva fino a Perugia e serviva addirittura a riempire la Fontana Maggiore di Perugia. L'acqua qua andava in salita perché con il principio dei vasi comunicanti, diciamo, il centro di Perugia è leggermente più basso della montagna da dove parte l'acqua, quindi l'acqua scende giù e arriva su in salita, quindi era un effetto sicuramente molto bello anche da fotografare. Purtroppo non ci passa più l'acqua, e quindi ecco, da Montepacciano, che è più alto di Perugia, scendeva giù e saliva, e quindi in questo punto si vedeva l'acqua andare in salita. Era bellissimo secondo me come effetto. Però da quest'altro lato invece inquadriamo verso la parte bassa dell'acquedotto. Allora, qua ho utilizzato anche qua un treppiedi, però non ho usato un ISO troppo basso, perché volevo appunto qualche persona. Se ci fate caso, non è anonimo questo, cioè non è senza persone. Ci sono alcune persone ferme lì o che stanno leggermente camminando, ma questo ti permette di farlo utilizzando un ISO non troppo basso e alzando leggermente il tempo di scatto, di modo che le persone vengono congelate e sono presenti, utilizzando una buona sensibilità in notturna. Se ci fate caso, qua non è color azzurra, ma è molto più scura la scena, il cielo è molto più nero. Può andare bene per questo scatto perché il cielo, come vedete, l'ho quasi tagliato del tutto, c'è solo una piccola porzione. Mi serviva solo per fare da contorno realmente, quindi ho concentrato l'inquadratura nella parte bassa. Anche in questo caso ho utilizzato l'autoscatto, gli ho dato 2 secondi di ritardo perché volevo catturare le persone che erano lì, quindi l'ho vista che stavano camminando. In quei 2 secondi non è che hanno fatto chissà che corsa, quindi in 2 secondi l'ho catturata in quei punti là. Potevo usare il flessibile, ma in quel caso ho utilizzato l'autoscatto. Bene, fatto il giro. Ecco
qua. Allora, questa invece la foto l'ho fatta sempre a Berlino, sì, e ho utilizzato in questo caso la sensibilità più alta a mano libera. Ho fatto proprio un'istantanea perché stavamo camminando la sera così, non avevo, cioè avevo con me il 3P, ma l'avevo in borsa, quindi preferivo scattare a mano libera. Quindi si può fare anche delle prove. Chiaramente più alzi la sensibilità, più si presenta un pochino l'effetto rumore, grana, che può essere le parti scure, no, dell'immagine. Però in questa immagine mi piaceva l'idea che il palazzo risulta un pochino più scuro, molto grigio, questo cartellone molto luminoso, questo d'oro, questa doratura e questo rosso che vanno un pochino più in evidenza, con taglio un pochino diagonale. Quindi volevo dare una sensazione di movimento durante la notte, per dire. In questo caso a mano libera con una sensibilità più alta, live view, ho usato sempre il live view, anche a mano libera puoi utilizzarlo, è utile. C'è, e usatelo, quindi. Oppure per dire, la sera, questa era durante il Festival di Umbria Jazz, allora mi piace ogni tanto scattare foto che sono un po' diverse. A me le classiche foto del jazz che uno suona così, no, viste, già viste, però sono un po' scontate, no? Quindi mi piace fare cose anche diverse. Quindi in questo caso era sera, ero a mano libera, cioè scattavo a mano libera con un 70-200, uno zoom all'epoca. Quindi ho voluto fare uno scatto con un tempo lento, muovendo la macchina. Di notte, appunto, mentre suonava, quindi anche le foto in notturna puoi sfruttare il mosso del tuo movimento per creare un effetto un pochino più armonioso, un pochino più particolare. Mentre lui suonava, mi piaceva l'idea del movimento che creava questo effetto mosso. Questo effetto mosso è dato appunto da un tempo lento dell'otturatore e un movimento anche mio della macchina contemporaneo alla zoomata dell'obiettivo. Ho scattato non dal live view, guardando dal monocolo, diciamo, direttamente, con una sensibilità ISO abbastanza non altissima, intorno ai 1600, perché nel palco c'era luce, ma non era troppa per poter scattare, diciamo, a tempi velocissimi, a 1600. Un diaframma era abbastanza chiuso, no, medio, medio, un diaframma medio per avere un pilino di profondità di campo, giusto per intravedere la scritta dietro, che creava sempre questo effetto mosso. Ma quindi ecco, a volte con in notturna si possono creare più effetti a seconda del tipo di fotografia che volete fare. Oppure questa sempre a Berlino, se ci fate caso, è un piccolo panning, un accenno di panning. Volevo far vedere questa persona che va in bicicletta con un'altra dentro, tipo questa carrozzina, mi piaceva. E era un freddo incredibile quella sera. Però per dire, in questo caso a mano libera, quindi come? Alzando la sensibilità. Utilizzando una sensibilità più alta mi ha permesso di fare questo effetto qua. Un effetto di leggero movimento, però se ci fate caso il soggetto è nitido, non è mosso, lo sfondo leggermente lo è. Quindi il soggetto è inciso e il movimento, guardate, leggermente si vede dei piedi della persona che sta pedalando, ti dà la sensazione che non era ferma allo stop, stava appunto pedalando, utilizzando un tempo non troppo, diciamo, veloce. Era, la forza era appunto del movimento del panning, del movimento della fotocamera. Qua ovviamente, come ho detto, l'ho fatta a mano libera e non ho utilizzato lo stabilizzatore d'immagine, anche se ero a mano libera, perché io spesse volte non l'utilizzo, preferisco anche non utilizzarlo, perché quando fai dei panning a volte ti stabilizza anche il piccolo movimento che fai, quindi te lo riduce un pochino. Quindi mi piaceva che l'immagine fosse come l'avevo visualizzata io prima dello scatto. Bene, questa invece è Napoli, è da Vico Equense verso Napoli, sì, che si vede il Vesuvio dietro. Qua per dire, anche qua è abbastanza notte, però si vede un po' il blu del cielo perché l'ora azzurra è appena terminata, anche se la vedete molto luminosa perché ho un po' sovraesposto la parte bassa che volevo far vedere sia la città che la parte sopra del cielo. Infatti si vede Venere, la stella sopra, il pianeta. E per dire, in questo caso ho utilizzato un treppiedi, un super teleobiettivo, avevo un 100-400, quindi a 400 molto zoomato, diciamo, avvicinato molto la scena. E con un treppiedi, in questo caso, ho usato l'autoscatto 10 secondi perché avevo questo tele, quindi se no nel suo movimento piano piano si è stabilizzato, quindi facendo 10 secondi di esposizione. Un ISO abbastanza basso, tenevo intorno agli 800 perché non volevo abbassarlo troppo né alzarlo troppo perché ogni tanto passava qualche barca e quindi se passava magari l'avrei creato l'effetto scia davanti, ce n'è qualcuna sotto ma non si vede che non c'aveva le luci, alcune erano quelle luci basse quindi non è stata catturata bene, per fortuna perché non la volevo come riferimento, però se passava qualche barca un pochino al centro tra Napoli e me, per dire, non mi piaceva perché avrebbe tagliato un po' questi riflessi nella parte superiore, quindi per questo ho scattato così.
Bene, questo è uno scatto invece che ho fatto a Perugia di notte. Allora, in questo caso non è ovviamente l'ora azzurra, se ci fate caso il cielo è nero, nero profondo. E questo ovviamente dopo le 10:30 di sera, l'inverno per dire, ho utilizzato anche qua un tempo lento perché volevo questo effetto mosso della fontana. Se ci fate caso c'è un filino tra Palazzo dei Priori, che è il palazzo dietro, e la parte superiore della fontana che si sfiorano ma non si toccano. Nell'inquadratura, io sono un po' maniacale con l'inquadratura, quindi ho voluto incastrare questa parte di fontana con Palazzo dei Priori senza toccarsi, sfiorarsi e basta con questo mosso dell'acqua, come se l'acqua sfiora il Palazzo dei Priori ma non lo tocca. E con un tempo ovviamente lento, con un treppiedi, scatto live view, in questo caso flessibile, il flessibile è sempre quello che si collega, che dicevo, alla macchina, e ho ottenuto questo scatto. Questa invece è sempre su Perugia, quando c'era quella bellissima nebbia, perché dal punto di vista fotografico la nebbia è meravigliosa, che si vede dietro la luna, in fondo a sinistra, queste nuvole un po' qua in po' là nel cielo e questa nebbia bassa che crea questo effetto molto particolare. Mi piace molto la luna in questo caso che sembra quasi un sole, no? Che illumina di notte, quindi è molto luminosa perché è leggermente sovraesposta perché ho esposto per la parte bassa dei palazzi e della nebbia, quindi volevo questa parte qua dell'immagine e quindi utilizzando appunto un tempo lento, come in questo caso, la luna è sovraesposta e sembra quasi un sole. Piaceva l'idea di sfruttare la luna come appunto un sole mancante in questo caso. E in questo caso treppiedi, ISO anche in questo caso è abbastanza basso e mi ha permesso appunto di avere maggiore qualità sia nel primo piano che nello sfondo. Bene, ok, abbiamo fatto il giro, perfetto. Ok, la lezione è finita, adesso comunque vi rispondo alle domande che mi avete fatto e come sempre. Allora, la prima domanda è di Lucia. Lucia mi chiede come si fa una foto in una stanza. Allora, in una stanza, poi mi specifica, in una stanza tipo di un albergo, così, no? Ok, allora, per fare una stanza ovviamente devi utilizzare il treppiedi. Non puoi usare il flash diretto, devi utilizzare un treppiedi e inquadrare la migliore angolazione possibile. Ovviamente se è un albergo e per lavoro, io le faccio per alcune aziende questo tipo di fotografia, devi inquadrare in un certo modo, devi mantenere in asse alcune parti senza deformare troppo la scena, togliere elementi di disturbo, quindi non è facile sistemare una stanza. Se dici una stanza di casa tua, magari per fare delle prove, non ti metterà a spostare tutto, magari togli le cose fastidiose. Però la prima cosa è metti la fotocamera sul treppiedi, non inclinare avanti e indietro, tienila in asse di modo che ti permette di non deformare troppo la scena. E prendi porzioni della stanza. Tieni un diaframma abbastanza chiuso, un tempo abbastanza lento, ma tanto con il treppiedi non viene mosso. Se hai difficoltà tra il chiaro e scuro, tra il dentro e il fuori, utilizza l'HDR, che fai tre scatti e poi li fondi insieme. Chiaramente non ti posso spiegare in 5 minuti come si fa questa fotografia perché è abbastanza complessa, ci vuole molto tempo per realizzarla in un certo livello, però tu prova utilizzando appunto il treppiedi, inquadrando in quel modo e poi mandamela, magari dopo la vediamo insieme se va bene. Bene, poi rispondo a Gaia. Allora, il ritratto in come si fa un ritratto in controluce? Questo è interessante. Allora, quando si scatta in controluce, praticamente state sempre attenti ai flare, cioè i riflessi che il sole fa quando colpisce la vostra lente. Quindi inquadrate evitando che il sole colpisca la vostra lente frontale. Questo è fondamentale. Per evitare questo si utilizza, quando usate dei teleobiettivi o anche grandangolari, dei paraluce che a volte sono in dotazione, che si avvitano, quelle cose che si avvitano che vedete davanti all'obiettivo. Quelli sono paraluce che servono per evitare che la luce vada del sole, vada a colpire la lente e creare dei flare, delle aberrazioni cromatiche per dire. Per evitare questo si usa appunto anche la mano, io uso spesso volte la mano che evito che va a colpire l'obiettivo, questo è fondamentale. Poi usa l'esposizione spot sul volto, esponi per il carnato, cerca di correggere l'esposizione con questa modalità, oppure sovraesponi se vedi che la foto viene scura. Il controluce, diciamo, è uno dei metodi più belli per fare fotografia. Chiaramente, se lo fai proprio quando il sole sta tramontando, che è bassissimo, il soggetto colpito da dietro sarà molto scuro. Se la luce è un pochino più alta, che gli arriva leggermente dietro la testa, retroilluminerà il soggetto. Se ci sono pareti che rimandano luce sul volto, l'effetto sarà sicuramente più bello. Valuta anche lo sfondo, valuta anche le pareti che siano vicine al soggetto che stai fotografando, oppure usa un pannello che rimanda la luce sul volto. Ci sono tanti metodi anche su questo per fare ritratti in controluce.
Bene, poi Daniele mi chiede come fotografare i fulmini. Ah, su questo farò comunque una lezione. Comunque, beh, i fulmini si fotografano prima di tutto stando lontani, ovviamente. Non è che vedi un temporale e ti precipiti lì, perché ovviamente non è consigliabile. Secondo, l'uso del treppiedi, posa B, scatto lento e aspetti che cadono. Cioè, ti metti lì, inquadri, magari consigliabile un teleobiettivo da una dovuta distanza, scegli la zona che vedi che più o meno stanno cadendo dei fulmini. E io, come mi scrivevi, no, su quella foto che ho fatto a Perugia, io l'ho fatta da casa mia, dal tetto, che prendevo tutta la città, e quindi vedevo che cadevano dei fulmini in prossimità, ho fatto degli scatti con la posa B, fino a che ho catturato quella con quei, che mi dicevi te, no, con quei tre fulmini che cadono giù. Per dire, perché in quel momento cadevano tanti fulmini, quindi in posa B, anche se cadono due o tre fulmini, nello stesso fotogramma si sommano. Questa è una delle tecniche più importanti che si utilizza per fotografare fulmini. Però l'importante è, ecco, non uscite con il brutto tempo, perché è rischioso star lì con ombrello, magari fatelo da casa o da un'ambientazione sicura, questo è fondamentale. Bene, la lezione è finita, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo martedì prossimo sempre alle 9. E se non avete messo mi piaci alla pagina Scuola di Fotografia FM, fatelo per cortesia, e se non avete ancora fatto una recensione e mi seguite da un po' di tempo, per favore fatela, che a me fa sempre molto piacere. Grazie e ci vediamo martedì. Ciao, buona serata.